La preziosa tavola di Anovello da Imbonate è databile intorno al 1380 e raffigura Cristo crocifisso. I suoi fianchi sono cinti da un velo leggerissimo, con motivi dorati. Il capo è circondato dalla corona di spine. Intorno a lui tre angeli dolenti in volo, mentre ai piedi della croce troviamo Maria, la Maddalena inginocchiata che è abbracciata alla croce, e San Giovanni Evangelista. Degno di note ai piedi della croce è il teschio, che allude al teschio di Adamo. Dalla sepoltura di Adamo, infatti, sarebbe nato l'albero dal cui legno è stata ricavata la croce per crocifiggere Cristo. Il sangue quindi che cola dal costato di Cristo lungo la croce si riversa nel teschio, allude alla redenzione dal peccato.